A partire dal prossimo mese di settembre, l'insegnamento di cittadinanza e Costituzione potrebbe lasciare lo spazio all'educazione civica. Il disegno di legge che prevede questa novità è all'esame della Camera già da diverse settimane e in questi giorni dovrebbe ottenere il via libera della Commissione Cultura. Poi, negli ultimi giorni di aprile, il provvedimento andrà in aula per il voto. Le novità introdotte dal disegno di legge sono numerose. Intanto è previsto che il curriculum di istituto riservi almeno 33 ore annuali all'educazione civica, che dovrà essere svolta da un docente del consiglio di classe. Alla conoscenza della Costituzione, alla storia della bandiera e dell'inno nazionale dovrà essere riservato uno spazio adeguato. L'articolo 5 introduce poi anche l'educazione alla cittadinanza digitale, finalizzata in particolare a fornire agli alunni conoscenze e competenze necessarie per muoversi in modo corretto e responsabile all'interno dei nuovi scenari della comunicazione e della informazione. La disciplina sarà oggetto di valutazione specifica, al contrario di quanto avviene oggi per cittadinanza e Costituzione. Il disegno di legge non prevede però né un ampliamento dell'organico né risorse aggiuntive e in ogni caso si dovrà svolgere all'interno dell'orario complessivo definito dagli ordinamenti. Per i docenti coinvolti nelle attività curricolari di educazione civica verranno organizzate specifiche attività di formazione, per le quali saranno stanziati 4 milioni di euro ricavati dai fondi a disposizione per la formazione della legge 107. Sul disegno di legge le diverse forze politiche hanno ormai raggiunto un accordo di massima e quindi l'approvazione alla Camera e il successivo passaggio al Senato non dovrebbero riservare particolari sorprese. Continueremo ad occuparci dell'argomento, seguiremo i lavori parlamentari anche nei prossimi giorni, quindi se volete potete seguirci sul canale YouTube, potete mandarci i vostri commenti, potete seguirci ovviamente anche sul sito www.tecnicadellascuola.it.